Giovedì? Se sono stata brava, forse oggi è giovedì. Allora, giornata cupa, sole inesistente, ma ragazzi, una cappa. Poh, boia. Poh. Non so se vedete la cappa, cioè non c'è un filo di sole, ma si muore. Io ho fatto 2 miliardi di cose come al solito e ho detto fammi prendere la telecamera, se no raga io non vloggo più, punto, non c'è sta verso. Spolverato, passato l'aspirapolvere, in realtà già sono bella che lavata, ma ovviamente una volta che ho finito di pulire mi devo rilavare, perché è più forte di me, anche perché raga pure che state fermi e respirate, un caldo tremendo. Allora, sono le 10 e qualcosa. Io sto finendo di riordinare alcune cose, il tavolo, queste cosette così qui, sono riuscita a liberare, per fortuna. E notate, cosa è rispuntato fuori in casa? Chiarucci? Qualcuna di voi sa cos'è, molte, molto più di qualcuna di voi sa cos'è. Sì, siamo di nuovo in una fase di... E quindi ho ritirato fuori la tecnica dei bollini. Da sempre, quindi fantastico. Tra l'altro, giorni fa stavo a navigare su TikTok e mi è capitata una cosa simile e ho detto: no, vabbè, ma io sono genio senza saperlo perché questa cosa già l'avevo adottata un sacco di tempo fa. Ah, no, non avevo visto questa. Ho visto quella dei bollini perché il bambino non voleva andare al bagno a fare i bisogni, in poche parole. E chi si ricorda, io mi ero inventata, giuro su Dio, non l'avevo visto da nessuna parte, sta cosa degli adesivi, quindi vabbè, non mi sto a ripetere perché comunque la sapete, tanti hanno usufruito di questa tecnica e si sono trovate benissimo, perché il problema io ce l'avevo per la Popò, no? Vi ricordate? Che lui non voleva. E fatalità, ho visto sta tecnica su TikTok e dico: ciccia, arrivi tardi, sono arrivata prima io. Devo bere, sto al terzo bicchiere d'acqua, guardate la pressione dell'acqua, la fa diventare tutta bianca. Comunque abbiamo deciso che qui mettiamo un decalcificatore, un addolcitore, perché, ma non tanto per quello che beviamo e tutto quanto, ma per i capelli, raga. Io non ci ho mai avuto i capelli in queste condizioni perché quest'acqua è tremenda. Nel frattempo, scusate, io guardo lì perché c'è Barry che mi cammina per patio. Ogni tanto controllo quello che si va a mangiare. Se va a mangiare le foglie, ma perché questo sportello è sempre aperto? Se va a mangiare le foglie del limone che sopra c'è la cocciniglia e le proteine. Ma quando mi ha chiamato mio marito? Scusate, mio marito mi ha chiamato, aspettate. Guarda quelli della Mondezza, ancora devono passare. Sono 3 settimane che stiamo così. È contenta qua. Non ti posso far uscire però così. Tente fuori sacchi, eh. Dice oddio, me ne voglio andare. Che fai? Sì. Sai quanto profumo ti sei messo, mamma mia? Un quintale? Sì. Amore, sei tu che comandi, non è che dovete giocarti a parella. Ma tu gli devi, amore. La Fibi tu lo chiami, ma se te fai lega. Così al sedere glielo stai a mettere, sai. Non la far abbaiare, dai. Piano. Tutte le mattine la stessa cosa. Ecco qua. Stavolta te l'ho messo. Mi sono riuscito al 100° colpo. Attento che gli schiacci i peli, eh. Non gli fanno usare niente. Attento alle macchie. Sapete che c'è? Che sto aspettando che lui, cioè stavo aspettando che lui la portasse fuori perché almeno quando rientra mi posso mettere a lavare per terra perché avevo lavato, però poi lì l'ho andato in garage e quel garage è in condizioni pessime e praticamente c'è tipo una specie di cemento, una roba del genere, di polvere comunque, e quindi sul pavimento ho tutte macchie di polvere per terra che anche se tu poi le lavi riescono fuori di continuo, vabbè. Poi vabbè, Pippi pure ogni tanto dal meglio di sé. Dicevo della Mondezza. Che praticamente sti maledetti bisognerebbe fare veramente tutta una cosa di gruppo per non pagare più un cacchio all'ama, perché sono ben 2 settimane che non passano. Considerate che l'umido va messo fuori un giorno sì e un giorno no, io è dall'altra settimana.
Quindi un giorno sì e un giorno no, considerate tre buste della scorsa settimana e tre buste oggi, quindi sei buste di umido, in cui nel secchio dell'umido ci entrano massimo due buste, perché comunque noi ne facciamo tantissimo, quindi ho due buste di umido piene dentro il secchio chiuso, con sopra tre buste di indifferenziata, ma tre bustoni condominiali, perché io comunque con i pannolini del cane, raga, ne faccio una marea, e adesso in più con la tartaruga che comunque mi sporca fuori, la carta ne uso veramente tanta, quindi ho queste tre buste di indifferenziato sopra il secchio, perché sennò i gatti mi fanno un casino, perché rimanendo fuori quando è tanta, la busta ci mettono un secondo a romperla, quindi quello, e più c'ho un'altra busta, vi dico solo che ieri dovevo mettere fuori il cartone, non l'ho messo, perché dico sennò andiamo a fare, voi ne avete vista una lì che è la plastica che va messa fuori stasera, no, oggi è giovedì, va messa fuori domani, e l'ho tenuta qui perché ovviamente è inutile che la metto fuori, ma tutte quelle che stanno fuori è perché in realtà loro l'avrebbero dovuta prendere, ragazzi, niente, ancora non la prendono, è vergognoso, veramente vergognoso, noi paghiamo di tutto, paghiamo la mondezza e loro ci lasciano qua, poi voi non potete capire la puzza, perché qui c'è la mia, e vabbè, poi io la chiudo bene, cioè io c'ho la vaschetta della carne, la sciacquo, la metto dentro un'ulteriore busta, chiudo e metto nella plastica, ma non tutti lo fanno, quindi si sente puzza di roba, e questi di qua pure so tre appartamenti, quindi comunque quando si mettono la mondezza qua, ma poracci, ne è colpa loro, se questi non la prendono, quei secchi al caldo sotto si sente, vicini di qua uguale, di fronte uguale, passo per la via c'è un ristorante di pesce, ragazzi, voi non potete capire la puzza, non si può camminare, e io non lo so quelli di fronte al ristorante come fanno, è una vergogna, sto incazzata nera, la cosa che proprio mi manca dell'altra casa è avere i secchioni giù, perché sapete non c'era la raccolta, io dico non c'era la raccolta differenziata, in realtà non c'era la raccolta porta a porta, quindi noi potevamo scendere giù e buttare indifferenziato e umido quando cacchio ci pareva, che per me era top, ma anche la plastica, il vetro, c'erano le campane apposite, no? Quindi il secchio della carta, il secchio della plastica e il secchio del vetro. Quindi una, quando c'era un bustone, scendeva e poi ce n'era più di uno sulla via, quindi se uno era pieno lo buttavi in un altro. Da quando siamo qui io sono disperata, perché io se c'è una cosa che odio è vedere quelle buste fuori, ma anche i secchi in generale, perché tanto i secchi o li svuoti tutti i santi giorni, oppure finché è chiuso un giorno, poi il giorno dopo ci metti l'altra, giorno dopo, un giorno sì, un giorno no, ci metti l'altra, si accumula, quindi tutte le buste stanno fuori. Ditemi voi se è una cosa normale questa. Noi, ve lo dico, molto spesso siamo costretti a prendere la spazzatura, perché l'altra volta siamo stati ben 30 giorni con la mondezza qui, siamo costretti a prenderla, portarla nella zona dove stavamo e differenziarla noi, ovviamente nega, buttavamo la gazzum, il vetro, la campana ce l'ho qui, vabbè. Però la carta e la plastica pure, che comunque il tonno, sta roba qua puzza, fare, mettese lì e rimette le mani poi dentro, perché ovviamente il buco è piccolo, quindi ci rimette la mano, non è che poi buttacce tutta la mondezza dentro, quindi vabbè raga, non vi dico che schifo, comunque vabbè, niente che dobbiamo fare, poi la gente se rompe, prende la mondezza e la mette vicino alla prima campana del vetro che trova, perché se rompe le palle deve tenersela dentro casa, cioè dentro casa o comunque a metà, cioè proprio fuori diciamo, no? Scusate, stavo a guardare, fuori ai giardini, che è proprio brutto sulla strada. Vabbè, vado a vedere un attimo, perché sicuramente le federe che ho lavato, se sarà finita la lavatrice, insomma. Belli miei, non potete capire la fiacca, alle 11:41, ho finito di lavare per terra, nel frattempo sto qui, mutando in mano. Ho chiamato mia madre, no, non è che l'ho chiamata, gli ho mandato un messaggio e gli ho fatto: ma se oggi vi prendete le pizze, se vi viene in mente di prendere le pizze, pensate pure a noi. Allora mi ha chiamato e dice: ma perché, che pizza volevi? Dico: no, ma se voi la prendete, pensate pure a me. Cioè, guarda, fatalità, papà mi ha detto che ci stava a pensare. Dico: ecco, allora quando ordinate per voi, ordina pure per me, pagate per me e per Stefano. Mi ha detto: vabbè, qual è il problema? Io so, peggio comunque. E quindi io ho ordinato le pizze per telefono, dice: te la faccio portare a te, poi la porta a me e poi pago tutto insieme. Perché col fatto che ho iniziato queste fisioterapie, vi ho detto su Instagram, perché sapete che ve l'ho detto un sacco di video, però è passato un po' di tempo, comunque io da 6 mesi che tribolo ancora con l'orecchio, mi hanno detto essere appunto questo soffio una sorta di acufene,
Mi hanno detto dovuto alla cervicale, quello veramente a me quello mi ha detto vatti a fa le lastre per vedere insomma come sta la colonna. Infatti ieri quando sono andata dal fisioterapista lui mi ha detto che sarebbe necessario insomma per vedere se ho ernie o cose del genere, anche se toccandomi mi ha detto non mi sembra che le hai. Però vabbè, appunto l'otorino mi aveva detto poteva essere appunto la cervicale perché ero completamente contratta o la malocclusione della mandibola, e anche lì ci sta perché io quando feci l'incidente con Lillo 20 anni fa diedi una botta bella grande sul casco e quindi comunque la mandibola ne risentì dopo l'incidente. Infatti spesso quando vado dal dentista rimanevo a bocca aperta e mi doveva fare la manovra per richiudermela. E poi toccandomi si è accorto che io serro i denti, infatti mi ha fatto delle manovre per la mandibola. In realtà era un po' che io ci volevo andare, però avevo preso appuntamento con un altro otorino che poi all'ultimo momento mi ha disdetto, mi sono cacchiata come una bestia. E praticamente ieri sono andata da sto fisioterapista, era tutto completamente pieno ovviamente. E poi col fatto del ponte mi ha detto guarda la prossima settimana, io ho detto oddio mio vabbè non mi tocca aspettare un'altra settimana. Poi fra verità ci andava pure un'amica mia, allora io ho detto con la scusa, gli ho detto oh, ci è mancato poco che te fregavo il posto, invece lei ci ha avuto da fare e me ci ha mandato a me, quindi ho fatto sta prima seduta così proprio cotta e mangiata. Ragazzi, mi ha scrocchiato tutto, infatti mi ha detto ti posso fare qualche scrocchietto, c'è paura? Dico no, ma puoi fare. Un ragazzo veramente bravissimo, al limite mi metto il link di Instagram giù, e mi ha fatto, prima mi ha cominciato a fare un po' di manovre così, mi ha detto mamma mia stai messa proprio male, si è accorto della malocclusione della mandibola appunto perché serro i denti, quindi mi ha fatto anche qualche manovra qua, mi ha scrocchiato il collo 2-3 volte, mi ha scrocchiato di pancia, mi ha scrocchiato dietro la altezza clavicola perché ho delle contratture, quindi sto totò, potete capire. Mi ha fatto fare degli esercizi anche di respirazioni, mi ha fatto delle manovre al diaframma e mi ha detto toccandomi il diaframma mi ha detto lì un po' si concentrano un po' tutte le emozioni, io sento che tu sei molto a parte l'ansia l'ha sentita subito, dice a parte non riesci proprio a rilassarti, vabbè dice te sento, sei tesa come una corda di violino, dice ma c'hai delle emozioni che rimangono dentro, un accumulo di cose, me l'ha sentite subito. E quindi mi ha detto piano piano sblocchiamo anche quello, poi vabbè ha detto altri nomi che non ho capito e ha detto la prossima volta ti scrocchio pure la fascia lombare perché ero disintegrata. E ovviamente mia sorella pure l'ha fatto perché aveva lo stesso problema del fruscio, però lei a differenza mia era un po' di meno perché lei ce l'aveva soltanto quando si alzava e si abbassava, sentiva quindi soltanto quando faceva questi movimenti, però poraccia a lei gli davano i giramenti di testa che sono bruttissimi e lei ha risolto con una decina di sedute. Lui mi ha detto che ce ne vorranno 5-6 e dopo almeno 3 sedute mia sorella mi ha detto che lei ha cominciato a sentire il giovamento. Io ieri ne ho fatta una e stanotte sono stata molto meglio con l'orecchio, veramente molto meglio, meno continuo, ce l'ho avuto uguale, però mi ha dato un po' più di tregua. Quindi sono molto fiduciosa per questo e oltretutto se non mi funzionerà per l'orecchio comunque mi darà dei giovamenti che comunque io ho bisogno perché un po' non mi muovo, un po' l'incidente che ho fatto con la moto con Lillo mi ha distrutto, cioè proprio a livello cervicale, a livello de ossa perché comunque a botta ho data, appunto la mandibola, il lavoro che ho fatto perché comunque facendo l'estetista tra mani e piedi sempre ingobbita, le cerette sempre in sta posizione, o comunque i massaggi, cioè comunque le mani, le articolazioni, cioè io veramente sto sderenata. Poi sono una e ero una che dentro casa faceva di tutto, cioè panni a mano, quello, quell'altro, il cane, cioè comunque non so una che fa un cacchio tutto il giorno, che dopo il lavoro si sbraga, il computer, quindi la posizione del computer, sto messa male. Però lui mi ha detto guarda anche quando avrei finito, se te ne vieni a fare una ogni tanto, ma sicuramente ci andrò, ti aiuta tantissimo. E poi mi sono portata pure Stefano perché stavo sola, lui pure, gli ho portato il tablet, però gli ho detto non fare i giochini, te guardi in documentario, infatti si è guardato un documentario, lui si guarda su YouTube la famiglia Surigata perché fa tutti i documentari che a lui gli piacciono, quindi carino, si è messo lì con le cuffie, un'ora non si è visto e non si è sentito, un angioletto proprio, e è ottimo, cioè mi sento di consigliarvi che se avete problemi di acufeni, e l'otorino ovviamente vi ha detto che potrebbero derivare dalla cervicale o dalla malocclusione della mandibola, di provare a fare qualche manovra di fisioterapia.
Ovviamente, vi ripeto, loro vi richiedono prima una lastra per sapere quali punti toccare con maggiore tranquillità. Io vi dico la verità, te mettermi sotto la lastra un'altra volta perché tra età che tutto, un po' questa è una questione economica, sapete, mi vergogno a dirlo, ma un po' proprio tutti sti raggi che comunque vorrei cercare di evitare, lui mi ha detto vabbè facciamo delle manovre stando attenti, dice però comunque non mi sembra che c'hai delle ernie. Poi mi ha toccato un determinato punto, mi ha detto sento che c'hai tipo il fegato leggermente appesantito, io sono affascinata da tantissimo da queste cose che tramite un punto loro riescono a capire che problematiche c'hai. Bevi, io ho detto guardi, io ho applicazione per bere, ma oltre un litro e 2,50 non riesco. Andiamo proprio un litro e due proprio a forzarmi. E lui mi ha detto cerca di bere un po' di più, infatti sto cercando ancora di più di bere. E come prima seduta devo dire che insomma mi sento di consigliarla. A me un po' mi ha aiutato, cioè almeno oggi mi ha aiutato, insomma sono stata meglio. Comunque io mi vado a dare una lavata perché è quasi mezzogiorno e poi boh, non so che farò oggi. Dopo mi sbrago e mi vedo Friends. Sto alla quinta stagione, ovviamente l'ho visto, l'ho rivisto e me lo so visto pure in francese, perché quando non c'era in italiano lo facevano in francese, ma sapendo le battute a memoria io lo capivo pure in francese. Quindi vabbè, top, sto alla quinta stagione, mi piace da morire prima che lo levano, ma voglio finire di vedere. E poi mettessero, io ho voglia di rivedermi, vabbè, quello l'ho visto 8 miliardi di volte, raga, Dio sì, mi piace proprio tantissimo, però pure quello lo so super a memoria. Però vorrei che rimettessero Beverly Hills, perché è una di quelle serie TV che no, l'hanno rifatta una volta, un periodo, e poi non l'hanno fatta più. Quindi ho proprio il desiderio di rivedermelo tutto dall'inizio alla fine. Chissà se Netflix, mo lo taggerò, ma quando... Mio figlio mi deve mettere le gocce agli occhi. Ma va male. Ah, aspetta. Mamma mia, raga, che fastidio. È acqua, ho capito. Aspetta, oh, che cavolo. Mamma mia. Comunque quando uso queste gocce e sta pallina dentro sta molto meglio, ma stamattina non è tanto gonfia la pallina, ma se mi tocco qua mi fa male l'occhio. Quindi o è secco. Vai, mettine un'altra. Poi me ne metti una della. Perché? Mettila dritto. Ragazzi, sta tirando tantissimo vento, ma io ho i crampi dalla fame. Meno male che tra un po' arriva quello della pizza. Stefano sta a guardare una mini se la serie una serie di sfortunati eventi là. Ma perché per terra passerò? Le cose sembravano disperate. Arrivava un personaggio potente sul dispositivo meccanico per salvare la situazione. Quindi il termine per tale situazione. Parecchio, c'ho fame, mi sta girando. Ragazzi, sono venuti super in ritardo, ma guardate la meraviglia. Bordo lievitato. A Stefano gli abbiamo chiesto col prezzemolo se hanno buttato dentro una pianta intera di prezzemolo, vero Ste? Lui sempre marinara perché lui aglio a gogo. Grazie amore, ustione. Tu sei buono, mamma mia, che buono che sei, guarda, buono come il pane con la mortadella sei buono. Come sei buono tu? Come? Amore, però parla, le gerbere non si sentono parlare più. Ho detto il pane con la mozzarella. Mortadella! Dice, oddio, questa da mangiare. Io sto un po' sbilenca, vado a bere, che è meglio. Dopo questa bella pappata di pizza, che non abbiamo finito stranamente perché non so se succede anche a voi, quando avete tanta fame iniziate a mangiare in maniera molto, molto vorace. E quindi vi si blocca poi l'appetito, quindi io ne ho lasciata non tantissima, tipo un mezzo cerchio Stefano, un mezzo cerchio io, diciamo che in tutto saranno state due fettine per uno, ecco quello che abbiamo lasciato. Ora Stefano, siccome mi ha detto mamma mi sento accaldato, mi posso mettere un pigiamino? Io ho detto sì, mettitelo, e perché non mi piace che sta in pigiama dentro casa, cioè ogni tanto succede, soprattutto magari l'inverno, il sabato e la domenica, dopo che si è lavato, eh. Però c'aveva caldo, però io ho detto guarda, fate pure una bella doccia perché siccome vi ho detto che al mare non si è proprio bruciato, però no, mi sa che non ve l'ho detto, forse su Instagram si è preso, cioè bruciato tra virgolette, si è arrossato parecchio perché per la prima volta non sono andata alla Lidl a prendere le protezioni solari, mi sono trovata all'Eurospin, l'ho presa all'Eurospin, tra l'altro l'ho pagata anche di più di quella che pago io solitamente, sempre la 50 più.
Però io ormai lo so, lui, noi, ma tutti quanti, con quelle della Lidl, della Shein, non ci scottiamo, con le altre sì. Quindi praticamente so giorni che gli metto tipo la pasta Hoffman, non so se la conoscete, io quella l'ho consigliata anche a mia sorella per il pannolino e mi ha detto che si è salvata. Però siccome oltre a essere una pasta, sopra c'ha tipo un olietto che lenisce anche un pochino, lei ci si è trovata bene e poi dura un botto. Io però questa l'ho messa in frigorifero per dargli la sensazione di freschezza, quindi quell'olietto non c'è più, diciamo. Però mettendogli quella è rimasto tutto bianco, quindi mi ho detto vatta a fare una bella doccia, perché ieri sera comunque gli avevo messo sta crema, poi ti metti in pigiamino. Nel frattempo sto morendo. Nel frattempo lui si è fatta la doccia. Te sei fatta, Ciappoletto? Sì. Dai. Vabbè, se te vuoi rimettere il pigiamino, mettete il pigiamino. E io mi sbrago. Non faccio più, regà. Allora, ho acquistato su Amazon questa racchetta per le zanzare. In realtà è da tavolo, quindi basta tenerla in posizione. Poi si accende la luce. Ovviamente, vabbè, io ce l'ho con la cosa USB. E si accende. E i raggi ultravioletti dovrebbero attirare le zanzare e dovrebbero schiattare qua. Fate caso al comodino che stamattina ancora non ho pulito, ragazzi. Comunque speriamo che funzioni, anche perché ho pagato tipo 20 euro, e quindi ho grandi aspettative. Me l'aspettavo un pochino più grande, se devo essere sincera, però speriamo che faccia il suo lavoro. Cosa che ha fatto sparire Caio non è nulla, nulla anche del tuo primo, è nata spettacolare. Il tempo oggi è davvero ideale, fa caldo e Secondo te che sto facendo? Sembra che tu stia giocando a mini golf. Lo indagare. Io sono molto ho fatto la... Non metto di giocare, rottola. Ok, se mi metto con... Vedete un po' la macchina che mamma ti ha comprato per la promozione. A parte che l'ho scelta io. Vabbè, però te l'ho comprata io. Ma questo non è tanto per i voti, perché io lo so che tu a scuola sei molto bravo. Questa è per il comportamento, perché siamo migliorati anche su quello. Bisogna migliorare il comportamento in casa con la mamma. Brutto ruffiano balordo. Forse devi migliorare te col solletico. Allora, a parte il fatto che se io ti faccio il solletico, figlio mio, ti faccio schiattare oggi. Hai capito? No. Schiatta. No. Bello trombone scureggione di mamma. Bello scureggione di mamma. Che te stai a guardare? I coglietti, bro. Di che parla? Te lo dice il titolo. Oh, non fa tanto il saputello con me, Però te lo dice il titolo. Piccoli detective. Quindi sono? Dei grandi detective. Ho detto piccoli. Ah, quindi se sono piccoli non possono fare i detective? Hanno 11 anni. Beh, perché a 11 anni uno è grande. No, però. Madonna, senti che bella aria. Favolous. Madonna, raga, mi pare una scappata di casa. Se non mi devi tirare. È cascata. Tutto a posto. Mi sei fatto male? Che morbidone, tirate su. Non mi tira, io odio quando lui prende le coperte da qua, dal piumone. Non la tira da lì. Stefano, guarda, ti giuro su Dio, ti chiudo di fuori, Meglio. Stiamo senza acqua, raga. Cioè, io dico, ma volete avvertire che ma che c'ho? Volete avvertire che togliete l'acqua? Cioè, stiamo senza acqua per bere, perché voi sapete che noi non beviamo dalle bottiglie, beviamo esclusivamente da rubinetto. Quindi non abbiamo l'acqua per bere. Avevo attaccato una lavatrice e si è bloccata, perché ovviamente è mancata l'aria. Sì, l'aria. L'acqua. Non posso manca un affangoccio d'acqua, perché non posso tirare a catena. E c'ho il ciclo. Non ho fatto un tempo a fare niente. A fare bidoni, No, vabbè, lasciamo perdere. Disagi su disagi. Ho andata la macchina di mio figlio. Su disagi. 2:30, vado a vedere se siamo ancora senza l'acqua. Neanche un filo. Abbiamo sentito che c'è stato un guasto proprio alla CEA, quindi probabilmente non ci hanno avvisato per quello. Voglio far vedere delle cose che ho fatto in giardino di là. Pippi si è svegliata. Però vi voglio far vedere pure sta catenina, che chi mi segue su Instagram l'ha vista già.
vi lascio il sito giù nell'info box. Questa è della collezione Spicchi di Luna di Luna Archica, che è una ragazza che mi segue, ma fa questi gioielli che come idea regalo secondo me sono bellissimi, ma secondo me, secondo voi, perché potete scegliere il gioiello in base alla fase lunare di una data particolare. Quindi a me mi ha inviato degli orecchini che vi ho fatto vedere su Instagram con la mia fase lunare che è del 27 maggio e poi un ciondolo con la fase lunare della data di nascita di Stefano, molto belli, e secondo me come idea regalo è veramente bella. Questa è nickel free e acciaio inossidabile, quindi per chi ha l'allergia al nickel è perfetta. E vi faccio vedere un attimo quelle due che mi ha inviato. Io avevo scelto solo gli orecchini, però lei in realtà mi ha inviato più cose, infatti è stata troppo carina. Questi sono gli orecchini e io penso che a seconda poi della vostra fase lunare cambia il disegno, credo, non mi vorrei sbagliare, comunque potete mandare una mail al limite, o magari è un pochino più aperta, più chiusa, c'è più bianco o meno bianco, insomma non lo so. E poi la catenina con la fase lunare di Stefano, guardate che bella, infatti troppo carina, ve lascio tutto giù. Questi sono placcati oro 18 carati, argento 925, guardate che carino il logo, caruccio, eh? Allora, vi faccio vedere, intanto ricordatevi sempre di aprire l'info box. E notiziona del giorno, stamattina ho messo un post su Instagram e vi siete spaventate tantissimo e mi dispiace da morire, perché avete, e riguardandolo effettivamente mi è sembrato un po', quando vedete quella notizia terribile di mio zio, sembrava veramente una tragedia, ma in realtà io l'avevo scritto in didascalia, ma non l'avete letta, avevo scritto attenzione e poi sotto avevo scritto mi hanno, da oggi mi riattivano i commenti sul canale, quindi ero talmente emozionata perché mi era appena arrivata la mail, mi ero appena svegliata e ho subito mandato, cioè siete state voi le prime a sapere sta cosa, super contenta. E praticamente mi hanno detto che mi avrebbero riattivati i commenti e che sicuramente sarebbero stati messi in revisione, quindi trattieni, e quindi se voi scrivete e non lo leggete sappiate che io devo revisionare, come succedeva nella community. E poi per quelli vecchi credo che dovrò fare un aggiornamento. Comunque vi faccio vedere una cosa, perché abbiamo spostato il tavolo, quello di legno, dall'altra parte del giardino, perché col tutto che abbiamo comprato la vela, sto periodo dell'anno mangiare fuori è veramente caldo, cioè fa veramente tanto caldo, però ho rivoluzionato il patio. C'è parecchio vento e spero che mi sentiate. Il barbecue l'ho messo qua perché la pianta lì mi si stava rovinando, troppo sole, e le ho messe tutte qua. Gli arriva il sole, ma non proprio, diciamo, forte quello della mattina. Tra pochino c'è l'ombra, infatti se vedete questi fiori qua erano un po' più chiari perché si stavano rovinando. E la novità figa è questo tavolo qua che vi ho fatto vedere sempre su Instagram. Siamo andati da Maurizio per comprare delle cose, alla fine abbiamo comprato tutto tranne quello che ci serviva e siamo stati costretti a ricomprare anche le sedie, perché io ho voluto il tavolo che sembra tipo effetto legno, vedete, e abbiamo dovuto prendere sedie simili, altrimenti quell'altro non ci cozzavano nulla. Ci ho messo sopra la verbena e comunque ho fatto una bella sistemata, guardate come è più in ordine tutto quanto. Qui c'è lo stendino, scusate, ma ho fatto questo, ho piantato l'aloe direttamente a terra perché comunque c'aveva bisogno di sole, in quel vasetto soffriva troppo. Poi mi sono rinvasata l'incenso che avevo appeso alla casetta, non so se ve lo ricordate, l'ho messo in un bel vaso. Ho travasato questa perché praticamente davanti era tutta bella verde e dietro, porella, non avendo preso il sole, stava più di là che di qua. Adesso la metto un po' al sole. E poi là sotto c'è Barry che si è nascosto. E poi ieri litigare con Lillo dai suoi frutti, quando sono nervosa mi do al giardinaggio. In realtà avrei voluto fare tutta questa parte d'aiola, ma avevo finito i sassi, questi erano tutti i sassi d'avanzo, e per coprire pure un po' quei tubi là dietro intanto ho accroccato sta situazione, quindi una finta aioletta con i sassolini e tutto.
Allora ragazze, ieri come al solito non ho chiuso il vlog perché mentre vloggavo mi si è scaricata la macchinetta fotografica, ma poco male, non me ne frega niente perché ho i commenti finalmente di nuovo sotto i miei video e questo è l'importante ragazzi, ve lo ricordo, sicuramente li potrete scrivere ma non li leggerete subito perché io li devo prima approvare, quindi siamo molto contenti, mi raccomando raga, cioè ma scrivete tipo a bombazza, cioè tipo oggi, domani, dopodomani, un cuore, uno smile, un ciao, evviva, quello che vi pare, ma io sotto a sto video, a tutti i video, io adesso pretendo almeno 2000 commenti, almeno per quante visualizzazioni fa il video io voglio i commenti, perché mi avete rotto le polse per 3 anni che non potevate scrivermi e adesso scrivete, ok? Aia, mi sono sgarata una gamba per salire, brutta e cattiva io, aia. Ciao, baciato con lo schiocco.